Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91. Quanto inquietante questa schermata di gioco. Ok, siamo su Resident Evil Revelations 2 e dopo aver visto quell'occhio non dormirò più stanotte. Comunque, questo doveva essere uno dei titoli presenti nella scelta della prossima serie, ma alla fine ho deciso di farla partire come serie fissa. Non mi dilungherò oltre. Aspettatevi a breve, oppure è appena uscito, un video update nel quale spiegherò tutto e vi darò comunque la possibilità di scegliere una serie da far partire. Io sono una grande fan di Resident Evil, ho sempre amato alla follia ogni gioco di Resident Evil fino al 5. Poi siamo andati sempre più schifando, quindi vediamo se con questo si riprendono un po'. Il primo Revelations è stato uno dei primi Resident Evil moderni davvero davvero bello, speriamo che lo sia anche questo. Purtroppo nel Revelation, per chi è fan della serie, hanno il vizio di usare personaggi già visti, rimodellandoli di peso, quindi nel primo avevamo Jill Valentine che non sembrava Jill Valentine e qui abbiamo Claire Redfield che non sembrerà mai Claire Redfield, però vabbè, loro sono felici così e quindi che ci possiamo fare? Ce la prendiamo così. Allora, facile, normale, survival. Allora, io sono una grande fan di Resident Evil, so giocarli tutti alla perfezione, quindi saranno messi alla prova. Ok. Episodio 1, Penal Colony. Ah, meno Bioterrorismo. male in italiano. Il mondo è in pericolo. Tu sei in Tu. pericolo. Virus vengono rubati, riprogettati e usati con risultati tragici. E di chi ti puoi fidare Di veramente? nessuno, grazie. Chi è sto qua? Di Con politici la barra pronti a della vendere censura l'anima sugli per un occhi. pugno di voti? Di magnati che ingannano i consumatori per facili guadagni? Conta su di noi, invece. Siamo al di sopra della politica, sempre allerta, No, Terra sempre Save, pronti ad veramente. Eh beh sì, affrontare le Claire. minacce Claire, Terra che Save. incombe. Noi siamo gli irriducibili, Irriducibili. instancabili estirpatori della minaccia Se. chimica e biologica. Va che belli, siete perfetti per la pubblicità della menta dentro. Ci chiamano Terra Save, perché la Terra merita di essere salvata. Ehi, ragazzi. Redfield. Oh, ciao, Claire. Ciao, copia brutta di Claire. Ah, questa dovrebbe essere la figlia di Barry Barton. Moira. Benvenuta nel club. Già vi spoilerò tutto. Con quale faccia? A rapporto, agente Redfield. Quando iniziano le torture? Piantala, da quanto ci conosciamo? Abbastanza da prenderti per il culo? Claire, potresti... Cosa c'è, Neil? C'è del movimento a Washington. Sentito nulla? Cosa? Il nuovo virus? Andiamo. Tracell ormai è passato, giusto? Giusto. Ehi, è la figlia di Barton. Non vi ho spoilerato poi più di tanto. Già, Moira ha iniziato oggi. Devi stare attento quando parli di. Lei è suo padre? Eh sì, un campo minato, vero? Ok, sei preparato. Quali altre violazioni della privacy hai nel tuo Ehi, repertorio? devo proteggere Terra Save. Abbiamo dei nemici. Comunque, ammaestrala bene. Non è un animale. Ciao. Ma che brutta che è Claire, vabbè. Chi ha fatto stavolta? Cazzo, Barry! Ogni volta che provo a chiedergli qualcosa, lui si tira indietro. Non sarei nemmeno qui se non fosse per. Forse era meglio se non venivi qui, però vabbè. Oh mio Dio. Perfetto. Ah, gli hanno sparato nel vetro, ma non hanno colpito loro dall'altra parte. Questa cosa è bella.
vieni con noi. No, lasciami andare, deve esserci un... Sì, deve esserci un errore, tranquilla. Ok, ed eccoci qua pronti via che ci rapiscono e ci portano nel paese delle meraviglie, tipo. Un caricamento biblico, attenzione, ok. Oh, che bello. Già ho sentito un rumore che non mi è piaciuto. Ok, ok. Come si chiama? Non ho fatto okay. Niente. E questa cosa dovrebbe farti pensare, sorella. Dove mi hanno portata? Allora, diamo una controllatina in giro perché chi è fan, anche nei cessi, sì, perché chi è fan della serie sa che se è fatto bene un survival, chi è fan dei survival sa che se è fatto bene un survival dovreste avere poco di tutto, ma dovreste trovare più o meno tutto, poco ma tutto. Quindi l'esplorazione è una cosa importante. C'è Moira, attenzione! Signorina Moira, dove sei? Corri, con la X. Oh mio Dio, che scatto infinito. Eccola, ehi! Come, come? Non ti preoccupare. Moira, stai bene. Ti hanno fatto male. Clara, mi ricordo solo che... Oddio, che merda di stracazzo. Ma perché deve dire tutte ste parolacce sta ragazzina? Oh, Claire, voglio solo tornare a casa. Va tutto bene. Riusciremo ad andarcene. Scappa dalla struttura e mi lasciano scappare, visto che stanno aprendo luogo le porte. Ah, grazie. Tutto ciò non ha alcun senso. Infatti, stai molto attenta. Posso tirare un cazzotto, un pugno, un coltello? Non ho nulla, perfetto. Hello? Ah, ok. Oh, oddio, cosa sono corpi? Cazzo, che casino. No, che schifo. Oh! Ok, questi mi sembrano i cadaveri che c'erano in Resident Evil 5 dall'executioner. Li conciava tutti così. Li arpionava tutti con molta felicità. Sì, è decisamente un cadavere. Vai, vai. Non caderà mai nulla, tranquilla, Claire. Non cascherà mai nulla, fidati. Dai, Claire. Ok. Qua. Che però è chiuso, quindi dovrò salire là. Eh già. Ah, così c'è. Ok, ci hanno mantenuto la. Oh! Ah no, pensavo fosse lei. Ma dove? Ho sentito. Da dove? Oh. No. No, strada sbagliata. Devo andare verso il sangue proprio. Che bello. Che schifo. Ma quanto è schifido sto sangue, dai, sembra... Attenzione, sciroppo di ciliegie dappertutto, lo hanno rovesciato ovunque. Madonna, non c'è nulla da raccogliere, ma raccogli qualcosa. Oh, alleluia, anche la torcia magari. Questo potrebbe servire. Meno male che funziona. No, dalla me però, non possiamo andare in giro uno col coltello e uno con la torcia. Ok. Ma perché lei tiene la torcia e io devo tenere... Cioè io... Scusa. Perché io devo andare in giro con la torcia a che ce l'ha lei? Cioè è una cosa bruttissima da fare. Se mi serve luce me la punta lei. Ma che cosa schifa è? Pianino qua che vedo già cose bruttissime. Oddio. Oddio. Basta ste parolacce, posso saltare? Credo ci sia. Oh, ok. Vai! Olio cuore! Yeah! Tutti gli addetti agli esperimenti dovranno osservare le seguenti regole. Il soggetto deve essere monitorato 24 ore al giorno, monitorare il sensore per qualsiasi variazione, aggiornare il registro ogni 10 minuti, smaltire immediatamente tutti i soggetti che presentano anomalie. Attenzione, qua stanno già facendo esperimenti tipo FIAR. No, questi sono peggio. Ecco, vedete perché bisogna frugare dappertutto? Inventario. Così. Ho fatto uno screenshot, perfetto. Allora, munizioni pistola, ne abbiamo 5. Sì, ma cosa gli tiro con la bocca? Cioè, non ce l'ho la pistola. Perché qua non c'è una pistola, vero?
No, non c'è nulla, ok. Devo ricordare che con R2 faccio l'attacco. Che se mi hanno dato un coltello è perché vicino vicino ci sarà qualcosa di brutto. Tipo qua dentro. Oddio che figo. Oh sì. Questa è l'atmosfera che voglio su Resident Evil. Non la luce, il sole e i cappellini hawaiani che fanno tanta allegria. Questo ci vuole. Vai. Ora reggi che vado io. Ok. Ah scusa, no aspetta devo... Ok. Aia, madonna, fammi scendere prima di chiudere però. Cioè me l'ha chiusa in faccia. Oh issa. Oh issa. No ma non stiamo facendo rumore, no no. Vediamo se c'è roba safe. Wow, che cazzo. Porca miseria. Mori, mori. Asso. Eccala. Oh mio Dio, io guardavo a destra. Oh mio Dio, non me lo aspettavo mai. Bravo gioco, bravo. Spingi, spingi Claire. Ma magari tu qui, invece che guardarmi, mi dai una mano, faccia... grazie. Grazie, sì, era proprio quello che volevo, sai? Ma da dove è caduto qualcosa? Vai, molla, 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 molla. Dai, vallo a colpire però. Dammi, dammi, se mi lasciavano colpire, lo colpivo. Dove, dove? No, mi spiace signorina, devo controllare in giro se c'è roba, aspetta. Mi è venuto in mente che forse è una cosa saggia da fare, visto che sto anche morendo. Com'è che si usava l'erba? Non... Ah, patume. Vabbè, usiamola così. Se c'è un uso rapido, mi è sfuggito. Niente, signorina, mi dispiace molto, ma io dovevo controllare le robe. Cioè, no, dovevo controllare per forza. Che le erbe della vita mi servono sempre. Ok, mi sta piacendo un botto, ragazzi. C'è tutto per ora. C'è tutto. L'unica cosa brutta è che è diviso in episodi. E quindi, quando avremo finito questo, se sceglieremo questo, dovremo aspettare che rilascino il secondo. Così via. Un po' come The Walking Dead. Oh my god. Vabbè, la tiriamo su con la forza delle nostre mani graciline, sì, ok. Oissa! E ce la chiudiamo dietro, ovviamente. Oh, no, 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 tu muori. No, 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 tu muori. Gli occhi della bestia. Gli occhi della bestia. Uccidila però, perché si rialza questa. La conoscevi? Sì, ma killala. Faceva parte di Terra Safe. Perché qualcuno farebbe questo? Perché sono degli psicopatici. Uccidiamola bene, perfetto. Tanto si rialza, cioè non l'abbiamo uccisa mai, si rialza sicuro. Deve essere l'uscita. Dobbiamo riuscire a proseguire. Ma io mi dico, Claire, tu sono quanto? 20 anni che hai a che fare con gli zombie. Non hai ancora capito che quando uno di questi ti morde, tu diventi uno zombie. Quindi tutti quelli morsi li devi uccidere per bene. Prepararsi al jumpscare, prepararsi al jumpscare. Attenzione, sì, ah, perfetto. Attenzione, ecco fatto. No, è solo volato giù. Sì, ma tanto si alza pure quello, cioè. Salve. Qualcuno mi sta poco controllando, mi dicono. Madò, se si aprono queste è la fine. Sentite che rumori ne escono. Cioè lì dietro c'è qualche bestia brutta e puzzona, sicuro. Quanta roba, come si entra qua? Da qua. No, è chiuso dall'altro lato? Là, 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 aspetta. No, forse no. No, devo provarci ragazzi, c'è dentro ogni ben di Dio c'è dentro. Ma porca vacca, c'è dentro di tutto qua. Porca paletta. Niente. Mo guardo di nuovo a destra e mi piove dal soffitto ancora, guarda, eh.
C'è una porta, magari no, eh? Qualche documento da leggere? Sì. No. Rubino. Che mi dà gli XP. No, i PB. Che cacchio sono i PB? Ci sarà il mercante... se c'è il mercante di Resident Evil 4, rido. Rido male. Quell'uomo era perfetto per questo gioco. Zaffiro. Ok, sì, sicuramente saranno per i soldi. Ci sarà una specie di mercato da qualche parte. Qualcuno che ti vende qualcosa. Ok, ragazzi, purtroppo abbiamo finito il tempo. Volevo... No, scendo qua sotto perché mi sa tanto di boss okay, fight questo pezzettino. Oh, che bello! Perfetto. Non lo so. La chiave non c'è. Dai, la chiave era lì. Pensi di usarla? No, l'ho presa perché mio padre colleziona armi. Certo che la userò, idiota! La chiave si deve essere staccata con la caduta. Può essere ovunque. È troppo buio. Illumina qui intorno. Cambia personaggio. E certo! E io uso lei perché lei ha la luce. No, ma veramente, ma stiamo veramente... Ma non ci posso credere. E quindi lei me la porto indietro perché ha la luce. E ha... Ah, mio Dio. Questa cosa è bruttissima. Potrebbe essersi impigliata in qualcosa cadendo. Ah, cadendo quindi in alto. Claire, eccola. Vedo la chiave. È fuori portata. Provo a farla cadere. Spara, Ok. Ok. Vai che mo arriva qualche bestione, sicuro. Oh la la. E la Madonna. Scappo. Oh mio Dio, ma non gli fai nulla. Attacco fisico. Ok. Ne sta arrivando un altro? Ma non si è stordito mai. Scappiamo, ok. Corri Moira, corri. Corri Moira però. Ma dov'è? Dov'è? Ma scappiamo... Ah, cazzo, dalle scale. Vabbè. Vabbè. Aia. Ah, ma non muoiono, quindi. Vai, vai, sali, sali. C'è un medaglione. Madò, sarà andato a rompere sicuro. Ma sì, ma no, ma non morirò mai, beh, tranquilli. Oh. Ok. Speravo di schivare. Finito le munizioni? Madò, perché mi viene da correre con R3? Sto sprecando già tutti i proiettili, cosa che uno non dovrebbe mai fare in questi giochi. Bene. Vai, salgo, salgo. Sali, sali, veloce. Quando finirà tutto questo? Non lo so, ma siamo nel pattumissimo. Finiamo tutti i proiettili. E qua non ce n'erano. Cioè, ho già fatto la mia cazzata io. Ah, ok. Ok. Dirmelo prima no, è che così si schiva, vaffanculo. Vieni, dai. Cioè, dirmelo prima no, eh. Vabbè. Corri, Moira, corri. Fregateli di tutto. E cos'era questa la porta? No, dov'era la porta? Oh mio Dio, non mi ricordo più. Questa. Apri, apri. Ok, ragazzi. Sì, vabbè, così, pronti via. Sì, vabbè, cos'è? Le armi di Dio così, pronti via. No, volevo cambiare... Ok, come la sposto sta cosa? Così.
Perfetto. Ti serve una pistola. Dagli il fucilazzo. Assolutamente no. Mi dispiace, ma non uso armi. Ma tu sei scema! E quindi io devo... ovviamente lei non usa armi. L'avevo scordato. Magari troviamo qualcos'altro. Sì, magari la uccidiamo subito, così abbiamo risolto il problema. L'ha detta alla torcia o cose così. Ma no, la voglio io la torcia. Perché mi ha cambiato personaggio? Che è successo? C'è qualcosa che luccica laggiù, ma non riesco a vedere cos'è. Ti faccio un po' di luce. Che cos'è? Disegno di Kafka. Ma ragazze, scusatemi, no, ma veramente vogliamo andare avanti a giocare con una che tiene la luce? Voglio cambiare. Ma veramente, dai, però. Non ci voglio credere. Quindi? Guarda, c'è della roba. Prendila. Cazzo, le raccolgo io le munizioni di pistola che... Perfetto. Piede di porco. Un'arma contundente. Sì. Sicuro, guarda. Il piede di porco per colpire i nemici. R2 e stordirli colpendoli da dietro. Ok, può anche effettuare un attacco a terra con R2. Sei salva. Basta, hai risolto tutto. Sei salvissima. Allora, passa. No, aspetta. Ok. Basta, ho fatto, rivoglio Claire. Claire ha una pistola, rivoglio la pistola. Te la punto in faccia. Ridammi la pistola. Ma perché? Vabbè. Allora. E certo. Ok. Bene, volevo proprio curarmi, grazie. Ok, usiamoli con parsimonia i proiettili d'ora in poi. La bimba! Claire, l'hai visto? Sì, era una bimba. Sì, ho visto qualcosa. Ok ragazzi, fermiamoci qua perché abbiamo già sforato di almeno 6 minuti. Quindi, come sempre, lei che commenti al video, fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco. Secondo me è davvero tanto bello, stiamo tornando alle origini finalmente. E fatemi sapere cosa ne pensate, lasciatemi un bel like al video e alla prossima. Un saluto a tutti e buona giornata.